Senatore Pittella, buona domenica. Buona domenica, grazie. Allora, senatore, siamo proprio nella giornata delle elezioni, quindi diventa, non dico inutile, ma forse è anche vietato probabilmente Assolutamente parlare. Però vietato, vietato. c'è un'immagine, senatore, che io ti vorrei consegnare, andando anche oltre il significato del referendum, anche se ovviamente c'è un nesso, insomma, quell'immagine della Bonino, no, che viene considerata no, che ne so, un pachidermo, un elefante, insomma, un personaggio del passato da un esponente di una forza politica nuova o recente. Ecco. Diciamo, ecco, quell'immagine, quel messaggio è obiettivamente è stato di dubbio gusto, perché sulla Bonino si può essere in disaccordo, ma sicuramente, insomma, è una persona che davvero ha lavorato nelle istituzioni e ha dato un forte contributo culturale, sociale e di impegno civile all'Italia intera. Senz'altro, vabbè, ma lo fanno con tutti, la Bonino è il caso più eclatante, l'hanno fatto anche con il sottoscritto, con il post che poi hanno dovuto rimuovere dopo 2 ore, mi pare un modo becero e rozzo di fare la battaglia. La battaglia si fa in maniera corretta, leale, non personalizzando sempre, non sputando veleno, almeno io. Ho imparato a farla così, poi ripeto, ognuno c'è il suo stile. Mi dispiace che prendano di mira una personalità come la Bonino, che io la vedo perché è stata per 2 anni e mezzo componente della Commissione Affari Europei, della quale io facevo il vicepresidente, puntuale ad ogni riunione, portava il suo contributo di merito, sempre corretta e leale nei confronti di tutti, conosce a menadito la legislazione europea, ma insomma la stiamo scherzando. Cioè, e questo è il punto. Io mi auguro che ci sia un segnale, ecco, non parlo di nulla, che in questo paese la fase in cui il disvalore diventava valore, il merito diventava demerito, la competenza diventava diciamo un atu negativo, stia passando. Ecco, mi piacerebbe che in uno di questi giorni ci fosse questo segnale. Certo. Senatore, tu nei giorni scorsi hai partecipato ad una importante iniziativa a Potenza su Emilio Colombo. Ho l'impressione che è come se in qualche misura ti fossi entrato in una sorta di navicella spaziale e magari sei andato per qualche ora quasi in un altro mondo, no? Ecco, anche qui l'analogia con quello che l'analogia, diciamo, diciamo, il contrasto più che l'analogia con la vicenda che abbiamo parlato di cui abbiamo parlato adesso. Cioè, davvero il mondo di Emilio Colombo sembra lontano, anni luce, insomma, da questo nostro contesto attuale. Davvero credo che hai vissuto una bella esperienza, una bella iniziativa partecipando appunto a Potenza a questa conferenza, a questa mostra, mi pare poi ci sia stata anche una mostra fotografica. La conferenza è stata sicuramente una cosa di grande interesse, soprattutto per gli interventi di Giampaolo Andrea, una bellissima relazione del presidente della Fondazione Sturzo, delle conclusioni di Pier Ferdinando Casini. Io ho parlato pochi minuti soffermandomi su 2 punti che mi paiono particolarmente rilevanti nella figura di Emilio Colombo, e che mi riguardano anche molto, che mi hanno colpito molto, e il suo europeismo, che fu un europeismo per il suo tempo visionario, perché all'epoca pensare alla globalizzazione, al fatto che la globalizzazione avrebbe portato maggiore debolezza agli stati nazionali, avrebbe richiesto una unione più forte a livello europeo, non era da tutti, non era facile pensarlo allora. Oggi forse ci arriviamo, ma quando lo pensò Colombo era veramente da visionario. E poi Colombo fu protagonista di
nell'atto unico europeo con la firma del protocollo e del documento con il suo collega Genscher, il tedesco. Colombo fu colui il quale riportò De Gaulle al confronto dopo la crisi della sedia vuota, quando si voleva fare la politica della difesa europea e i francesi abbandonarono, e Colombo li portò indietro. Poi l'altro tema su cui mi sono soffermato, e che ha molto a che fare con le cose che tu dicevi, è il modo di fare politica. Cioè, a me mi ha sempre colpito. Anche quando ero ragazzo e vedevo Colombo che veniva nei nostri paesi, parlava, mi ricordo il suo eloquio ragionato, la sua gentilezza, la sua capacità di parlare con tutti, da Kissinger al contadino di Brienza, il fatto che lui era, diciamo, sobrio, misurato, ripeto, non mai polemico, questo modo. Questo essere, il suo essere con i piedi sempre piantati nella sua Basilicata, nella sua città di Potenza, e con la testa che vagava nel mondo perché aveva una visione mondiale, tutto questo tornerà, io sono convinto che tornerà. Io non sono, diciamo, pessimista, sta già tornando. Io vedo già i segnali di un ritorno ad una politica buona. E non è la politica dei nomi del passato, perché scordiamoci che siamo noi i protagonisti della nuova politica. No, no, non noi. Ma questo modo di far politica tornerà e sarà un modo che farà soprattutto breccia tra i più giovani, che capiranno quanto sia necessaria la politica e quanto sia indispensabile farla in un certo modo. Senatore, fammi ricordare un episodio, forse, anzi, forse tu lo conoscerai meglio di me. Sempre su Colombo, mi ricordo, ho letto, insomma, da qualche parte, che ci fu un piccolo incidente proprio sull'Auria, su un palco, se non vado errato, forse qualche scalmanato, diciamo, gli buttò, però mi pare pomodori, qualcosa, niente di grave, diciamo, però ci fu un momento, insomma, di grande Beh, vabbè, tensione, però questo fa parte, ma lì della però sanguignità, diciamo. ma no, ma lui fu, diciamo, l'oggetto dell'agguato, mai il protagonista, Certo, diciamo. certo, Io non, certo. mica, mica, io non ricordo un episodio nel quale Colombo aggredì qualcuno, né verbalmente né tantomeno fisicamente. Fermo restando che io ero socialista e Colombo era democristiano. Quindi non è che con questo venivamo da formazioni diverse, però diciamo, c'erano dei temi e un modo di far politica che coincidevano. Certo, assolutamente. Ecco, senatore, voltiamo pagina e proprio dalle cronache di queste ore, una valutazione su, diciamo, una cosa in apparenza minore, che però crea quel clima un po' di confusione. Mi riferisco che proprio in queste ore, mentre stiamo dialogando, c'è un po' la questione degli stadi, delle 1.000 persone che possono entrare, no? Allora anche qui l'idea del cittadino, ma perché all'ultimo istante, perché una regione, perché l'Emilia-Romagna apre, il Veneto apre, il Piemonte forse non aprirà gli stadi? Ecco, insomma, come si riesce ad avere, almeno sulle grandi cose che riguardano, diciamo, l'Italia intera, un po' delle direttive comuni, se no davvero ognuno fa quello che vuole. Ma io sinceramente confesso di aver letto la notizia, però di non aver approfondito, perché l'ho letta stamattina, poi ho fatto un lavoro, appuntamenti, riunioni e non l'ho potuto approfondire. Certo è che in momenti e fasi della vita come questa, dove c'è ancora un'emergenza, perché ancora c'è un'emergenza, Certo. bisognerebbe mantenere un coordinamento nazionale sulle cose. Quindi io, figuriamoci, sono un regionalista, sono un federalista addirittura, però nel momento in cui permane, persiste, sia pure per una coda, l'emergenza Covid, non è che uno può fare in un modo e un'altra regione può fare in un altro, perché
altrimenti non si capisce e si getta la popolazione in Certo. uno stato di disorientamento. Assolutamente sì, e questo è un po' il perché chiaramente poi se succede su queste cose, chiaramente poi succede anche su altre, quindi ovviamente le persone sono un po' sbandate da questo punto di vista. Senatore, però sicuramente avrai approfondito la notizia di questa tragedia, di questo sacerdote di strada, Don Roberto di Como, che ha dato la sua vita, ha donato la sua vita a delle persone che erano in difficoltà e purtroppo queste persone, una persona nello specifico, forse non l'ha capito fino in fondo e addirittura lo ha accoltellato. Ecco, come uomo, Gianni, quando hai appreso questa notizia, cosa hai pensato? A me c'è questa immagine, no, di questa panda, di questo sacerdote piena di brioche, di cornetti, di merendine che lui dava la mattina perché aiutava nella colazione, insomma, un po' queste persone che non avevano da mangiare. Ho pensato una frase di Andreotti che diceva, in noi la gratitudine e il sentimento del giorno prima, e che nell'animo umano si celano alcuni sentimenti che sono sentimenti negativi incredibili, inspiegabili, davvero inspiegabili, perché come fa a spiegarti una reazione di questo genere? Rispetto ad una persona che ti sta facendo del bene in maniera così generosa o con questa capacità di donazione, è veramente incredibile quello che può succedere nella testa e nel cuore di una persona. Cioè, è la pietrificazione dei sentimenti, la pietrificazione dell'anima. Io non so dare una risposta, sinceramente. Sono così basito, ecco, basito rispetto a questo che avviene, che non è la prima volta, purtroppo, perché ripeto, la frase di Andreotti è molto più generalista. Questi sono episodi ancora più drammatici perché riguardano una reazione verso un benefattore che cerca di dare, addirittura portare, diciamo, alimento a chi non ha alimento, e chi beneficia di tutto questo uccide il benefattore. È una sindrome, una malattia, è una cosa una patologia il cui il contorno però io non riesco a spiegarmi, francamente. È una grande, diciamo, zona d'ombra che permane nell'analisi della vita che io faccio. Certo, assolutamente sì. Senatore, commentiamo due notizie e tu sei la persona giusta per commentarle perché hai un'idea europea che ti viene riconosciuta da tutti. La prima è questa cosa qui sulla Libia, e cioè uno dei due contendenti ha deciso, insomma, avrebbe deciso, insomma, di mettersi da parte, mi pare, in autunno. E questa mi sembrerebbe una buona notizia, però ci dirai tu. E poi le sanzioni, almeno annunciate alla Bielorussia, ecco, possono essere pericolose, sono invece un segnale di politica europea d'unità, insomma, ecco, dacci, insomma, i tuoi pareri su queste due notizie che hanno campeggiato in questi giorni sui giornali. Sul fatto che la Turchia si voglia tirare indietro dalla vicenda della Libia è un fatto sicuramente positivo, bisogna andarla a vedere. Insomma, nel senso che io di Erdogan non mi fido minimamente, quindi prima vedere il cammello e Certo. poi capire che cosa c'è dietro, perché insomma, la vicenda della Libia è una vicenda scabrosa. Non è una vicenda semplice, è una vicenda che chiama in campo interessi internazionali importanti, da quello della Turchia a quello della Russia, a quello degli occidentali. La Libia è come si sa, spacchettata, non si può considerare una nazione, diciamo così. Quindi, prima di dare un giudizio bisogna capire qual è veramente la situazione, quali sono le ragioni, quali sono le ragioni che stanno dietro le ragioni ufficiali, e poi lo daremo. Sulle sanzioni alla Bielorussia,
sicuramente è una risposta importante che dà l'Unione Europea. E lì bisogna un poco alzare i toni in termini diplomatici con la Russia, perché è chiaro che la Russia dà una protezione a Lukashenko e consente a questo dittatore efferato di andare avanti nonostante la stragrande maggioranza della popolazione sia contrario e voglia la democrazia. Però è chiaro che quando l'Unione Europea risponde in maniera unitaria è da accogliere questa risposta in maniera positiva, così come aggiungo, visto che tu non l'hai citato, ma forse posso aggiungerlo, mi pare positivo che la von der Leyen ha annunciato che nella prossima settimana farà un provvedimento sulla gestione europea dei flussi migratori dei richiedenti asilo. Noi veramente l'avevamo già questa cosa chiesta e ottenuta con un voto del Parlamento europeo, c'ero io in quel tempo, ma poi si arenò perché è arrivata sul tavolo del Consiglio europeo, dove siedono i capi di governo e anche alcuni capi di governo del gruppo di Visegrad, gli amici Salvini e della Meloni, e quelli si misero contro e la fecero abortire. Quindi adesso buona fortuna alla signora von der Leyen e apprezzamento sincero e forte e sostegno leale a questa proposta che ci sarà nella prossima settimana, che dovrebbe significare che il governo dei flussi migratori e dei richiedenti asilo lo fa Bruxelles, ma tutto questo poi andrà portato nel Parlamento europeo, e non ho dubbi che il Parlamento europeo sosterrà questa posizione, ma poi andrà portato nel Consiglio europeo, dove ci saranno gli Orban, presidente della Polonia, quello degli altri paesi di Visegrad, quelli degli altri paesi di Visegrad, e voglio vedere chi starà sulla posizione del governo europeo e chi invece vorrà mantenere Dublino, cioè mantenere quel regolamento che affida, che mette sulle spalle dei paesi di primo ingresso tutte le responsabilità e tutti gli oneri dell'accoglienza degli esseri umani che vengono dalla sponda sud del Mediterraneo. Certo. Tra l'altro, senatore, tornando sulla Bielorussia, mi pare che insomma, la Lega di Salvini non abbia fatto una bella figura astenendosi appunto, dalla questione, quindi a Quelle, sì, l'amico di dimostrazione, Putin. ho capito, infatti, a dimostrazione di questo doppio filo, diciamo, che collega. Ma è grave perché parliamo di dittatori, ma Certo. non, cioè la Bielorussia è una delle poche realtà in cui c'è un dittatore come c'era Mussolini, come c'era Hitler, voglio dire, non c'è democrazia, nemmeno la parvenza, cioè in Russia c'è la Certo. parvenza. Almeno si vota, ci sono le elezioni, in Bielorussia no. Certo. Senatore, concludiamo, ripeto, siamo proprio nel giorno, insomma, delle elezioni. Cosa succederà tra martedì e mercoledì? Nel senso che la situazione è più o meno, perché insomma non è proprio troppo, le acque non sono proprio calmissime, diciamo, anche a guardare qualche filmato, a guardare qualche dichiarazione. Dei vari leader, soprattutto del centro-sinistra, perché anche se pure nel centro-destra, insomma, insomma, c'è qualche attesa, soprattutto legata al ruolo di Salvini, però diciamo la pentola in ebollizione è soprattutto nel centro-sinistra. Ma guarda, io tendo a non collegare le vicende delle elezioni regionali o del referendum alla sorte di un governo, perché secondo me è sbagliato. Le vicende di una regione sono collegate alle dinamiche di una regione, perché collegarle a quello che succede poi a Roma? Il governo Conte deve essere giudicato, deve andare avanti se riesce dopo aver gestito bene il momento dell'emergenza, a gestire bene anche il momento della ripartenza. Ragazzi, ci sono 209 miliardi, non ce lo dimentichiamo,
che l'Unione Europea ha messo a disposizione, anche grazie alla nostra iniziativa politica, per l'Italia. Ora, io sarei molto attento a vigilare, a sostenere, ad aiutare il governo Conte a spendere bene queste risorse, perché sono poi le risorse per il nostro futuro, piuttosto che fare un collegamento ardimentoso tra quello che succede nella regione X e la sorte del governo. Francamente, rimpasti, rimpastini, io penso che questo appartiene a un vecchio linguaggio della politica, mentre la cosa più giusta sarebbe: prendiamo atto dei risultati. Quali saranno? Non li sappiamo ora, quindi figuriamoci. Certo. Prendiamo atto di quelli che saranno i risultati in sede regionale. Il governo avanti, se c'è una maggioranza in Parlamento, e se fa le cose che deve fare, a cominciare dal recovery fund e dal piano della ripartenza. Poi ci aspetta una legge finanziaria, non dimentichiamocelo, nella quale ci saranno anche i 209 miliardi dei fondi europei, e su queste cose si deve misurare una maggioranza e un governo, non su chi ha vinto le elezioni. Tra l'altro, sappiamo perfettamente che la maggioranza è andata anche in ordine un po' sparso nelle regioni, quindi non è che si misura la forza di una maggioranza, di uno schieramento di centro-sinistra. In Puglia Emiliano sta andando da solo, non so se vincerà o perderà, però insomma, ci sono due alternative che vengono dal centro-sinistra, quindi voglio dire, come si fa a fare una Certo, equiparazione? assolutamente sì. Senatore, grazie per il momento. Quindi domenica prossima potremo fare qualche commento più di merito di quello che sta avvenendo in queste ore, diciamo, nei seggi elettorali. Grazie ancora e buona domenica, senatore Pittella. Senatore Pittella, chi vincerà il campionato quest'anno, il campionato 2020-2021? Una risposta secca. No, ti prego, io posso dire quello che spero io, Il questo è Napoli, il chiaro, Napoli, il il Napoli. Napoli. Quello che penso è con il Juventus Inter, con il Napoli che può fare una sorpresa. Perfetto, perfetto. Senatore, grazie e a domenica prossima. Buona Buona cosa, domenica, ciao, grazie, ciao. Buon grazie. voto a tutti, buon voto a tutti. Grazie, grazie.